Ciao a tutti, continuiamo con le lezioni e oggi sospendiamo per un po' le lezioni di letteratura latina e facciamo un'altra cosa, una cosa nuova. Analizziamo i grandi romanzi italiani tra l'8 e il 900. Da buon catanese, ovviamente, cominciamo da Malavoglia. È un romanzo molto bello, molto studiato, molto conosciuto, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E prima analizziamo la trama. Poi analizziamo le tematiche e poi le tecniche narrative. Allora, cominciamo. I Malavoglia furono pubblicati a Milano nel 1881, ma già un po' prima, nel 1875, Verga aveva anticipato in una lettera la stesura di questa sua nuova opera. Questa prima stesura non fu mai pubblicata e in un primo momento si sarebbe dovuto intitolare Padron Ntoni. Poi fu rimaneggiata, fu corretta e prese il nome di I Malavoglia. È la storia di una famiglia di poveri disgraziati che gliene succedono di tutti i colori. Questa famiglia si chiamava Toscano. E, in Sicilia, ancora ora un po', ma nel passato erano diffusissime, c'erano le famiglie venivano conosciute con dei soprannomi che vengono chiamati in siciliano ingiurie. Le ingiurie sono qualcosa in senso dispregiativo, però che identifica la famiglia. Ora, i Malavoglia venivano chiamati così all'opposto di come erano, cioè dire loro erano laboriosi, molto seri, lavoravano tanto, proprio per questo, diciamo, per ironizzare nei confronti della loro famiglia, venivano chiamati i Malavoglia, ma non erano assolutamente. Erano dei ottimi lavoratori. E il romanzo è ambientato in un paese pochi chilometri a nord di Catania che si chiama Citrezza, che in siciliano si chiama Acizza. Infatti Verga chiama Trezza, usa molto più spesso il termine Trezza che Acitrezza. Il capostipite si chiama Padron Ntoni ed era il proprietario della casa del Nespolo, la casa dove abitavano, ed è una barca che si chiamava La Provvidenza. Non era una famiglia particolarmente povera, infatti viene chiamato Padron Ntoni, nel senso che era tra i proprietari, e la famiglia tra i proprietari. Però poi le vicende, ora andiamo a vedere cosa succede. Questo Padron Ntoni aveva un figlio maschio che si chiamava Bastianazzo. Bastiano deriva da Sebastiano, si chiamava Bastianazzo perché era grande e grosso. E Bastianazzo era sposato con Maruzza detta la Longa. Anche qui, il nome, il soprannome era all'opposto di quello che era. Maruzza era molto bassa, piccoletta, minuta e bassa, e veniva soprannominata la Longa proprio perché era bassa. E avevano 5 figli: il più grande si chiamava Ntoni, poi Luca, Mena, Lia e Alessi. Tutta la vicenda si svolge a Trizza, come abbiamo già detto, subito dopo l'Unità d'Italia, e le vicende prendono avvio da un fatto, storico. Durante il periodo borbonico in Sicilia non c'era il militare obbligatorio, è stato introdotto dai Savoia, e infatti il nipote più grande, Ntoni, viene chiamato nel 1863 a fare il militare. E il militare obbligatorio era una tragedia per le famiglie, che lavoravano, famiglie di contadini, famiglie di pescatori, perché se lo Stato portava via uno o due figli, due braccia da lavoro, era un problema. E infatti le proteste contro il militare obbligatorio furono feroci, furono alla base di quello che poi i libri di storia chiamano brigantaggio, ma questa è un'altra cosa. E comunque Ntoni Malavoglia è costretto ad andare al militare, e a quei tempi il militare era 4-5 anni, quindi era una tragedia, e viene mandato a fare il militare al nord, a Napoli. E in Sicilia ancora non c'era il concetto di nord e sud, cioè nel senso c'era la Sicilia e c'era il continente.
Napoli faceva parte del continente. Anche, io mi ricordo in un film molto bello, Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, c'era un napoletano che aveva vinto la lotteria, credo, un qualcosa del genere, e il popolo, uno del... personaggio dice sempre fortunati quelli del nord, perché Napoli ovviamente veniva vista come una grande metropoli, qual era, ma veniva vista come al nord. E Ntoni a Napoli conosce la bella vita, conosce i teatri, conosce le belle donne, i fazzoletti di seta, e capisce che c'è, oltre a Trizza c'era un mondo da conoscere, e comincia a, diciamo, a starci stretto a Citrezza. E padron Ntoni cosa fa? Siccome perde le braccia, le forti braccia di Ntoni, di un nipote, per cercare di sopperire alla perdita di queste braccia, anche perché aveva figlie da sposare, doveva procurare la dote, e si mette in testa di fare l'imprenditore e si mette a fare il commercio di lupini. In catanese si chiamano lupini con due P e sono dei legumi gialli, da noi sono molto diffusi, si trovano per strada la domenica, molto diffusi, a me piacciono molto. E comunque padre Ntoni si mette in testa di fare il commercio di lupini. Va dallo zio Crocifisso, che era l'usuraio del paese, e compra, con i soldi, diciamo, prestati, compra un carico di lupini che suo figlio Bastianazzo avrebbe dovuto vendere a Riposto. Riposto era un borgo di pescatori una quindicina di chilometri più al nord di Acitrezza. Il problema fu che Bastianazzo, peggio del Titanic, nella traversata inaugurale, mentre con la provvidenza va a Riposto, fa naufragio. C'è una tempesta, Bastianazzo muore in mare, e i lupini si perdono e la barca è parzialmente distrutta, va a scontrarsi con gli scogli. E ovviamente dal punto di vista non solo umano ma soprattutto economico, Verga non sottolinea la parte, diciamo, dei sentimenti, ma sottolinea la perdita economica. Le braccia forti di Bastianazzo non ci sono più, il carico di lupini, la barca è compromessa, una tragedia. E quindi, insomma, la situazione economica peggiora, anche perché la famiglia si era indebitata. Appena si sa della morte di Bastianazzo, Ntoni rientra dal militare. Lo fanno rientrare perché era orfano di padre, era il primo nipote, quindi doveva badare alla famiglia. E lo fanno rientrare. Al suo posto però va Luca, il secondo figlio maschio. E giusto giusto Luca si trova a partecipare nel 1866 alla battaglia di Lissa. È una battaglia realmente accaduta all'interno della terza guerra d'indipendenza. E quella che poi si... concluderà con il Veneto. Vabbè, questo non è, lasciamo perdere, perché ci porterebbe, non stavo cominciando a parlare della terza guerra d'indipendenza, lasciamola perdere. E mentre la notizia della morte di Luca in battaglia nel 1866 arriva giusto giusto mentre Mena Malavoglia stava facendo la festa di fidanzamento con Brasi Cipolla. Brasi Cipolla era il figlio di uno degli uomini più ricchi del paese, e quindi un matrimonio ottimo dal punto di vista economico. Certo, Mena mischina, non tanto gli piaceva sto Brasi Cipolla, perché voleva, insomma, era innamorata di un altro uomo, di Alfio Mosca, ma ovviamente Mena, zitta e muta, si prende tutto ciò che la famiglia gli ha ordinato. Arriva questa notizia, il fidanzamento si sospende e poi non si farà più il matrimonio, perché la famiglia dei Malavoglia comincia e non è più appetibile dal punto di vista economico, il padre morto, il fratello morto, indebitati. La tragedia. Nel frattempo zio Crocifisso, per ottenere, diciamo, il debito che aveva contratto nei confronti di padron Ntoni, si prende in pegno la casa del Nespolo. In teoria, a parte che sti lupini erano avariati,
Ma poi, in teoria, padron Tony avrebbe potuto anche non pagare. Perché non c'era una carta scritta, ovviamente, c'era una stretta di mano, ma lui era il portatore di valori antichi di una volta, un uomo di parola, un uomo tutto di un pezzo, e quindi ha detto, non mi interessa, io ho dato la mia parola e devo pagare, anche a costo di mettere nei guai la famiglia. Nel frattempo, disgrazie dietro disgrazie, e in questo periodo, fatto realmente accaduto, nella parte della Sicilia orientale ci fu una grande epidemia di colera e Maruzza, detta alla lunga, si prende il colera e muore. Ntoni in tutto questo frattempo, dopo che era tornato da fare il militare, aveva un po' strane idee in testa, si mette un po' a lavorare, ma di controvoglia, soprattutto si vede all'osteria, all'osteria dove si invaghisce di una donna chiamata la Santuzza, anche qui diciamo il soprannome all'opposto di quello che era, perché non era niente affatto una Santuzza, e quindi insomma si trova invischiato all'interno di strani giri, si mette a fare il contrabbandiere e durante una retata dà una coltellata al petto a Don Michele, che era il brigadiere del paese. Per fortuna Don Michele non muore, però viene Ntoni Malavoglia viene arrestato. Con gli ultimi soldi rimasti, il mischino di padre Ntoni deve pagare l'avvocato per non far andare in galera Ntoni Malavoglia. Questo avvocato riesce a non, diciamo, a non ottenere la pena per omicidio, riesce a fargli avere soltanto 5 anni. E che per un tentato omicidio di un brigadiere tutto sommato erano pochi. Il problema è che cosa fa? La sua linea difensiva è quella del delitto d'onore, dà una coltellata, è vero, lo ammettiamo, sotto gli occhi di tutti, però lo fa per difendere l'onore della figlia, della sorella più piccola Lia, che era stata sedotta dal carabiniere, dal brigadiere Don Michele. Apriti cielo, ovviamente per quei tempi una ragazzina sedotta e abbandonata, diciamo così, da un uomo più grande di lei, era svergognata. Svergognata vuol dire aveva perso la vergogna, aveva perso il pudore, quindi nessuno la voleva più. Queste cose accadevano, ma in Sicilia accadevano fino agli anni, diciamo, 50-60 del Novecento. E quindi a questo punto, appena Dumischino di padre Antonio al processo sente l'ultima delle nipoti, la più piccola, svergognata, in quel modo sviene Dumischino. Ntoni riesce a prendere soltanto 5 anni di galera, però Lia è distrutta, è finita. Infatti se ne va in città, lascia il paese per levare, diciamo, l'onta, la vergogna al resto della famiglia e si mette a fare la prostituta. E nel frattempo Mena Malavoglia addirittura riceve la proposta di matrimonio dall'uomo che amava, Alfio Mosca, e sta disgraziata ci dice no, addirittura dice no, basta, sono troppo vecchia, aveva 27 anni, e dice no, basta, sono troppo vecchia, e poi la mia famiglia è svergognata, non, io lo faccio per te, non ci sposiamo. Non si sposa e va a casa, a stare a casa con l'ultimo dei fratelli maschi, Alessi. Alessi rappresenta la parte positiva, è l'unico che non si mette strane idee in testa, che si mette a lavorare, a giornata, si sposa, ha dei figli, prende in casa la sorella Mena e piano piano, addirittura con grande fatica, riesce a riprendere la casa del Nespolo, laddove erano cresciuti tutti da piccoli. E poi, dopo i 5 anni di galera, Ntoni Malavoglia torna al paese, guarda la casa, guarda il paese, ma capisce che nulla è più come prima e, diciamo, e se ne va. Ora, analizziamo le tematiche di questo romanzo. Innanzitutto, cosa importante, dobbiamo dire che fa parte del ciclo dei vinti. Ciclo perché sono 5 romanzi. Malavoglia, che è questo che stiamo analizzando, Mastro Don Gesualdo, pubblicato nell'89, La duchessa di Leira,
iniziato ma mai pubblicato, l'onorevole Scipioni mai scritto e l'uomo di lusso mai scritto. Doveva rappresentare Verga l'impatto del progresso in tutte le varie classi sociali. Questo è il punto più importante. Verga con i Malavoglia vuole rappresentare ciò che il progresso provoca nelle classi più basse della popolazione. Cosa vuole dire? Lui non era, diciamo, in linea generale contrario al progresso. Progresso in senso generale, va bene, è chiaro che l'uomo progredisce, ma il progresso, diciamo, nelle classi più basse della popolazione produce effetti nefasti. Se questi si mettono in testa di migliorare la propria condizione attraverso il progresso, come Padron Ntoni che si mette a fare l'imprenditore, verranno distrutti, verranno stritolati dal progresso, non è per loro. La società era immobile e doveva essere immobile. È inutile che ci sono questi correnti, diciamo, culturali, ottimiste, progressiste, che mettono in testa alle persone come Malavoglia di cambiare. Non è vero, non possono cambiare. Non è una lotta tra classi, diciamo così, alla marxista, assolutamente. In Verga non c'è assolutamente questo. È una lotta quasi animalesca tra il più forte e il più debole. Il più debole si deve levare dalla testa di cambiare. È nato debole, morirà debole. Anzi, se come Alessi si mette in testa che tutto rimane come prima, tutto, diciamo, deve essere conservato, e allora riesce ad attutire i colpi del progresso. Se si mette in testa come Padron Ntoni di cambiare la situazione, ne viene diciamo distrutto dalla fiumana del progresso, come la dice Verga nella prefazione. La fiumana è qualcosa che porta via tutto. Infatti alla base dei Malavoglia ci sta una concezione del darwinismo sociale. Cos'è il darwinismo? Darwin aveva teorizzato, però per gli animali, una lotta tra i migliori. Le razze migliori avrebbero soppiantato le peggiori. Ora, qualche genio, all'insaputa di Darwin, perché lui non voleva fare un discorso antropologico, pone questa lotta del più forte anche nella società e negli uomini. Ci sono, diciamo, le classi migliori che hanno a che fare col progresso, giustamente, le classi inferiori no, non è per loro il progresso. Proprio per questo lui è fortemente antisocialista, perché dice il socialismo è una presa in giro, perché è inutile che gli dice ai poveri disgraziati, perché il socialismo era per i poveri disgraziati, per il popolo, è inutile che gli metti in testa che possono cambiare, è una bugia, non possono cambiare, è inutile, addirittura possono peggiorare la loro posizione, e è diciamo la legge del più forte. Proprio per questo la sua posizione è fortemente pessimista, ma questo l'abbiamo già detto, non si può cambiare, si può solo peggiorare, quindi è meglio che non fate niente. Un altro tema molto importante che sta alla base dei Malavoglia è la delusione post-risorgimentale. Cosa vuol dire? Verga appartiene ad una famiglia diciamo risorgimentalistica, lui era favorevole all'Unità d'Italia, lui addirittura a 20 anni si arruola nella Guardia Nazionale nel 61 perché era favorevole all'Unità d'Italia contro i Borbone. A un certo punto si fa l'Unità d'Italia, Verga ma moltissimi altri intellettuali, anche Pirandello, capiscono che l'Unità d'Italia non solo non ha portato benefici per la Sicilia, ma ha portato sventure, ha portato disgrazie. E quindi lui diventa contro l'Unità d'Italia, quindi si delude, diciamo, delusione post, dopo l'Unità d'Italia. Tutte le disgrazie del Malavoglia cominciano a partire da una scelta fatta dai Savoia, il militare con i Borbone non era obbligatorio, poi con i Savoia diventa obbligatorio, quindi Ntoni se ne va per colpa dell'Unità d'Italia a Napoli e si mette strani grilli in testa. Luca muore per colpa del nuovo regno d'Italia e la battaglia di Lissa, di cui ai Malavoglia non gliene importa proprio nulla. Lia viene sedotta e abbandonata dal simbolo del potere del brigadiere dei carabinieri, simbolo del potere dei Savoia. Ma poi ci sono anche altri riferimenti, la tassa sulla pece,
il colera, diciamo l'ambientazione è storica. E quindi c'è questa delusione forte post-risorgimentale. Un altro tema importantissimo è l'ideale dell'ostrica, che si ricollega al pessimismo di cui abbiamo parlato prima. È anticipato in una novella che si chiama, si intitola Fantasticheria, all'interno della quale anticipa già i personaggi. È la storia di una signora che arriva da Cidrezza e questa dice: ma come fanno a stare qui? E il suo compagno di viaggio gli dice: ma stanno qui perché sono nati qui. E come l'ostrica, se fossero tolti dallo scoglio nel quale sono nati, sarebbero stati distrutti. L'ostrica è rappresentata alla casa del Nespolo. Chi abbandona la casa del Nespolo, chi come l'ostrica, chi abbandona i valori del paese, i valori popolari, ne viene distrutto. Quindi tutto deve rimanere fermo, immobile. E quindi c'è, diciamo, il fallimento del cambiamento. Ora vediamo per quanto riguarda le tecniche di scrittura. Le tecniche di scrittura più importanti sono due: la tecnica dell'impersonalità e la tecnica della regressione. Cosa vuol dire? Innanzitutto, anche qui, la tecnica dell'impersonalità è stata anticipata in una novella che si intitolava L'amante di Gramigna. Berga in questa novella dice che l'opera si fa da sé, nel senso l'autore non deve interferire, non deve filtrare con i suoi valori, con il suo punto di vista l'opera. Infatti la tecnica è molto, anzi è all'opposto rispetto a quella manzoniana. Manzoni cosa fa? Descrive il luogo, quel ramo del lago di Como, descrive i personaggi. Berga non fa nulla di tutto questo, dice che siamo ad Acitrezza e mette in scena i personaggi come se fossero attori teatrali, presi e buttati lì. Quindi l'autore non deve essere presente, quindi non deve esistere il narratore è il popolo. Ora, e questo si va a, diciamo, mettere in correlazione con l'altra tecnica, la tecnica della regressione. E qui vediamo la grande differenza nei confronti di Manzoni. Manzoni cosa fa? Prende Renzo e Lucia e li innalza quasi al suo livello, li fa parlare con una lingua che non è quella del popolo, li innalza e li fa portatori di valori, un popolo buono, ingenuo, fatto di valori positivi, che lotta. Berga non fa tutto questo, Berga non idealizza il popolo, Berga ne parla come animato dalle leggi primordiali, dalla legge del più forte, spinto dagli istinti più animaleschi, il sesso e la brama di denaro. Quindi non c'è l'idealizzazione del popolo. Quindi l'autore regredisce, e l'autore Berga che si abbassa al livello dei personaggi e scompare. Invece Manzoni prende Renzo e Lucia e li innalza al suo livello. Quindi la descrizione è realistica, nel senso è il popolo che parla. Quando ci sono i giudizi di valore nei confronti dei personaggi, Manzoni era lui che diceva: povera Lucia, meschina, povera, nel senso, io dall'alto, scrittore, grande scrittore, vedo questa povera disgraziata e gli dico: povera Lucia. Invece i giudizi di valore che vengono dati nei Malavoglia non li dà Verga, ma li dà il popolo, quando dice sciocco, quando il popolo definisce sciocco padron Ntoni. Perché? Perché in teoria i soldi manco gli poteva dare, poteva anche non darglieli, non c'era nulla di scritto. Poi all'inizio la casa era intestata, l'eredità era di Maruzza, non c'entrava con padron Ntoni, quindi poteva anche non darglieli. Però lui si impunta per, diciamo, una questione di principio. È il popolo che gli dice: bestia, ma non glieli dare, non è Verga. Quindi la regressione vuol dire l'abbassamento di Verga a livello dei personaggi. Questo abbassamento è anche un abbassamento linguistico, i personaggi devono parlare in la lingua del popolo. Verga non utilizza il siciliano perché sarebbe stato incomprensibile per la stragrande maggioranza dei lettori. Utilizza un linguaggio che è pensato in siciliano, la struttura è quella del dialetto, solo che poi è italianizzato, però c'è il verbo alla fine, la struttura è quella dialettale.
E poi soprattutto utilizza una tecnica che si chiama discorso indiretto libero. Il discorso indiretto libero serve a simulare la lingua parlata. E quindi non c'è il discorso libero, nel senso lui disse, scusate, il discorso diretto, lui disse due punti, aperte virgolette, ciao come stai. Tutto viene reso in maniera indiretta, con pochissimi dialoghi, in maniera indiretta dal punto di vista del popolo. Serve per simulare la lingua parlata. E credo di aver detto tutto. Scusate, questo non c'è niente. Un'altra differenza nei confronti di Manzoni è la provvidenza. Nel senso, la provvidenza divina in Manzoni è tutto quello che scioglie la vicenda. La provvidenza divina va dall'innominato, lo fa convertire e tutta la vicenda si scioglie. Qui la provvidenza divina, che è la barca, non esiste, fa naufragio, quindi non c'è nemmeno il valore cristiano, verga e ateo. Quindi penso di aver detto tutto. L'ultima cosa, e poi giuro che finisco, i Malavoglia non ebbero assolutamente successo. Ebbe tanto, lui proprio lo definisce un fiasco totale. E l'anno successivo, 1882, torna ai romanzi precedenti, quelli delle ambientazioni borghese, quelli lacrimevoli, senza la tecnica dell'impersonalità, romanzi non veristi, e pubblica Il marito di Elena. Poi si scoccia e continuerà a pubblicare in maniera verista, anche se, diciamo, non ci fu per niente un grande impatto di pubblico. Perché? Per due motivi. Numero uno, l'Italia ancora era culturalmente arretrata, quindi negli anni Ottanta ancora siamo al positivismo, all'idea di progresso, all'idea che la ragione poteva sistemare tutto, poteva sistemare le malattie, le guerre, la povertà, perché erano frutto dell'ignoranza. Se noi agiamo in maniera razionale, tutti i problemi vengono risolti. Magari fosse così. Comunque, nel resto d'Europa, ad esempio in Francia, ormai il positivismo era superato. Comunque, in Italia Verga, all'interno di una corrente culturale positiva, parla di questi poveri disgraziati e di pessimismo, quindi già non viene calcolato. E in più, una decina d'anni dopo, siamo dagli anni 90 in poi, fino alla prima guerra mondiale, abbiamo il grandissimo influsso di una star che è Gabriele D'Annunzio in Italia. Gabriele D'Annunzio definisce Verga spazzaturaio, nel senso, D'Annunzio parlava di muse, di grandi attrici, il mondo di bellezza ideale, quello parla di mena Malavoglia, di poveri disgraziati. Quindi in questo mondo patinato Verga non aveva spazio. Verga riuscì poi ad avere successo come altri, anche Svevo, dopo la prima guerra mondiale, perché l'Europa d'Annunziana, dopo la prima guerra mondiale, l'Europa fatta di successo, di forza, non era, diciamo, credibile, e quindi vengono recuperati i personaggi di Verga e anche poi vediamo quelli di Zeno. Ho finito, aspettate, non ve ne andate, ci sono le ultime tre cose, aspettate che non l'ho presa, aspettate, eccolo qua. Allora, le ultime tre cose. Numero uno, ci sono nel mio sito www.adrianodigregorio.com, trovate tutte le lezioni vecchie. Sono in PDF, gratuite, non c'è login, potete scaricare. Alcune non ci sono, ad esempio la storia antica non c'è, non ho avuto tempo di farla, perdonate. Poi, seconda cosa, c'è il gruppo Facebook, le lezioni di Gregorio, per chiunque di voi volesse. E poi l'ultima cosa molto importante, la storia raccontata dai ragazzi. 6-7 mesi fa ho pubblicato questo piccolo libricino con la casa editrice Alger Editore, è poco più di 100 pagine, e racconta le vicende tratto dalle mie lezioni tra l'anno 1000 e l'anno 2000, così come le faccio io, diciamo, in maniera spero semplice. C'è anche in formato ebook, che è 2-3 euro, non di più. Basta, ho finito. Ciao a tutti!